Benvenuti nel nostro spazio notizia, la nostra rubrica di approfondimento di GRP. E oggi parliamo di economia con Massimo Pozzi, segretario generale della CGIL Piemonte. Benvenuto. Grazie. Benvenuto, Buongiorno. grazie per la presenza qui. Diciamo che gli argomenti quando incontriamo un rappresentante sindacale che è oltretutto così ampio, diciamo di ampio respiro, che riguarda tutto il Piemonte, gli argomenti ce ne sono davvero tante. Quindi Basta scegliere. basta scegliere davvero. La prima domanda, che è veramente un po' generica e banale, è come sta andando? Ma il Piemonte, rispetto ad altre regioni del nord, fa più fatica ad agganciare la ripresa. C'è a livello generale anche qui una ripresa rispetto alle condizioni economiche, quindi le cose si stanno muovendo. Noi però, a differenza di Lombardia e Veneto, abbiamo ancora un gap rispetto al prodotto interno lordo del 2008, del 2010, di credo 6 punti. Quindi vuol dire che la nostra ricchezza, quando parlo della nostra ricchezza, naturalmente bisogna sempre fare la media Certo, del polo di Trilussa, di eccetera. Trilussa. Però facendo dei discorsi a livello generale, si può capire che se siamo arrivati ad avere un numero di occupati, intesi come quelli che per un certo periodo hanno un lavoro più o meno uguale a quello che c'era nella pre-crisi, ma con un livello di ricchezza inferiore, questo dimostra che gli occupati hanno o un minor tempo di lavoro, quindi sono più Sì. parcellizzati, o addirittura fanno un lavoro a costi più bassi di quelli che c'erano. Quindi noi abbiamo, diciamo, c'è sicuramente un'inversione di tendenza, speriamo che duri, ma noi fatichiamo di più del resto del nord. Ecco, questo perché. Le motivazioni sono che la caratterizzazione, ad esempio, allora il Piemonte è strutturato in maniera tale per cui metà del Piemonte è Torino. In particolare Torino risente di una crisi che riguarda il modello industriale dell'automotive, Certo, cosiddetto, certo. adesso lo chiamiamo Sì. così, prima la chiamavamo auto, e cioè del fatto che sostanzialmente non abbiamo più un produttore di auto italiano, perché la Fiat non è più l'FCA, pensa. Fa in giro una serie di investimenti, quindi non ha fatto, diciamo, alcuni investimenti, e a giugno presenterà questo piano. Bisognerà capire com'è il piano, ma noi abbiamo ancora, ci esistono ancora dentro il mondo Fiat crisi, difficoltà, cassa integrazione, contratti di solidarietà, con un rischio in più che è quello che stanno finendo questi ammortizzatori sociali. Il complesso che gira attorno alla Fiat, per fortuna, buona parte è riuscito a stare comunque sul mercato e a indirizzarsi ad altri produttori più performanti di quello che gli consentiva la Fiat, dalla Volkswagen, BMW, eccetera. Però chiaramente gli manca un pezzo, cioè c'è un pezzo che è sostanzialmente carente. Questo è uno dei motivi per cui il Piemonte ha più difficoltà, perché aveva una situazione in alcuni pezzi più mono che altri, cioè, quindi la Lombardia ha il terziario avanzato, noi per esempio non abbiamo sostanzialmente terziario avanzato, abbiamo il terziario tradizionale, il terziario povero e molto poco di terziario avanzato, e il Veneto ha una marea di industrie medio-piccole che ci sono anche in Piemonte, ma che hanno una diversificazione produttiva che gli consente di non avere questi collegamenti. Questo è uno dei motivi. Indubbiamente, no, in realtà è indubbiamente complessa. E, beh, in queste ultime settimane si parla tantissimo, come giornalisti, ma insomma un po' se ne parla davvero ovunque, Embraco, i tagli online, situazioni difficili da gestire, immagino anche per voi come sindacati, difficili da gestire anche per la politica, no? In qualche modo che dovrebbe cercare di trovare una soluzione. Intanto abbiamo anche delle immagini che vediamo alcune manifestazioni, però ecco, cosa sta succedendo? Ma allora, non c'è una contraddizione tra il fatto che quando c'è una ripresa, così come quando c'è una crisi, non è che è come un interruttore che uno Certo, gira e nessuna, quindi una tutti stanno bacchetta bene, l'altro e magica. tutti stanno No. male. Ci sono chiaramente, sia in un caso che nell'altro, una quantità, diciamo, minore se nei periodi di ripresa, maggiore nei periodi di difficoltà e di crisi generalizzata, però dei punti di difficoltà e di crisi.
Purtroppo, diciamo, nella nostra realtà in questo periodo ve ne sono molti, e poi ce ne sono alcune che sono le più grandi, che sono le più conosciute, come Embraco, Italia Online adesso ultimamente, ma ce ne sono state altre di aziende piccole che magari hanno fatto meno notizia, ma sono chiuse, hanno avuto difficoltà di carattere economico. Lì il problema non è un problema derivante dalla nostra situazione economica o dalla situazione produttiva di quell'azienda, è una scelta industriale che Embraco ha fatto, come si sa, cioè di andare a fare, o meglio, di potenziare un investimento che già aveva da anni in Slovenia, mi pare, e di interrompere la produzione qui a Riva di Chiera. Sì. Questo pone un problema reale che, al di là degli slogan che vengono fatti, esiste, ed è un problema europeo, non è un problema solo, non è un problema italiano, è un problema dell'Europa, nel senso che l'Europa, con tutte le difficoltà che ha, con il fatto che viene vista solo come la, diciamo, quella che ti impone delle cose, non è riuscita a costruire una economia sociale, ha fatto entrare paesi con grandi disparità economiche tra uno e l'altro, in più consente un dumping fiscale dentro gli stessi paesi europei. Sì. Per cui arriviamo al punto che non è un problema in quel caso, ma in molti altri casi, non è che uno prende e va in Cina, sì, perché in Cina costa tutto di meno, no, va lì perché sicuramente hanno un costo del lavoro più basso, ma hanno anche tutta una serie di agevolazioni fiscali che da noi non ci sono, che non sarebbero possibili, ma che soprattutto non sarebbero consentite, perché se le facessimo noi verremmo accusati di fare dumping e tutto il resto. Quindi noi siamo in una situazione nella quale l'Europa, se vuole sopravvivere, visto che è arrivata a livelli minimi ormai, noi siamo il paese che siamo passati da una situazione nel quale il 70% della popolazione era contento dell'Europa, di stare in Europa, eccetera, una cosa ormai inversa. Questo è un problema generale, perché ognuno di noi sa che da belle soli non andiamo da nessuna parte, perché siamo un paese, certo, piccolo, in crisi e in difficoltà. Dentro l'Europa, l'insieme dell'Europa potrebbe sicuramente avere ancora uno spazio nel mondo, ma con queste situazioni rischia di perdere ogni possibilità di appeal. Se i cittadini non sono contenti di stare dentro un sistema, è un problema, perché il sistema va in crisi, come si vede ormai sempre più spesso. Siamo in chiusura, ma riflettevo quanto stia cambiando e sia cambiato nel corso degli anni naturalmente il ruolo del sindacato, perché da una parte si continua a parlare di contrattazione aziendale, contrattazione di secondo livello, tutto questo discorso, dall'altra parte però si parla inevitabilmente non tanto di politica in senso stretto, partiti, governo, elezioni, ma si parla in senso lato di addirittura ruolo delle istituzioni sovranazionali. E non c'è dubbio, ormai in una economia che è globalizzata da una marea di tempo oramai, in più in un'economia che avrà un ulteriore shock, perché sarà quello che deriverà dall'aumento degli investimenti, dei cambiamenti tecnologici in digitalizzazione, quindi un'economia che avrà queste cose, una cosa vecchia, una cosa nuova o semi nuova che si inserisce. Sì. In una situazione di questo tipo qua ci costringe a dover pensare che i problemi, appunto, non riusciamo a risolverli solo a casa mia, noi cerchiamo di risolvere sempre il problema del giorno dopo, del pranzo, sì, con la cena, sì, perché, certo, è il nostro mestiere, però abbiamo bisogno anche, e sappiamo che per risolverli c'è bisogno di un contesto generale maggiormente favorevole. Naturalmente. Bene, grazie, il tempo si è già concluso, e grazie al segretario generale della CGIL Piemonte Massimo Pozzi, torna a trovarci quando vuole, che così ci racconta un po' gli ultimi aggiornamenti, cioè, come diceva lei all'inizio, ci sono sempre cose di cui discutere. Grazie quindi per la sua presenza e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti.